Gli studenti e le studentesse di Chieti sono scesi in piazza Garibaldi per lo sciopero della scuola. Investimenti su diritto allo studio e trasporti, didattica alternativa e garanzia del benessere psicologico, le maggiori rivendicazioni, ma anche il timore del Covid. Riccardo Bascelli, rappresentante della Consulta del Liceo Classico Vico di Chieti. Chieti e i suoi ragazzi ci devono essere. E infatti siamo qui, noi rappresentanti ci siamo attivati e l'abbiamo fatto perché, come penso anche loro, crediamo appunto in questa manifestazione. A parte le richieste che avete fatto, la domanda è d'obbligo: avete paura del Covid all'interno delle scuole? Assolutamente sì, è proprio questo uno dei motivi per cui siamo qui. Spesso il metro di distanziamento non è nemmeno rispettato nelle classi e per questo appunto siamo scesi qui, oltre ai problemi dei trasporti. Ma dell'edilizia parlo dei pezzi di intonaco che cascano addosso ai ragazzi oppure nel cortile della nostra scuola. E ci sono tantissime problematiche, allora abbiamo deciso di aderire. Lorenzo Menilli, che è un po' il portavoce degli studenti, dei tanti studenti dei diversi istituti superiori di Chieti, che hanno indetto questa manifestazione, perché? Una reale garanzia del diritto allo studio per una scuola accessibile a tutti, una didattica alternativa e inclusiva che ci conduca alla formazione di un sapere critico, di un pensiero critico e un sistema di trasporti. È una scuola sicura, educante, ecologica e soprattutto a misura di studente. Sì, per quanto riguarda noi delle industriali ci siamo uniti oggi a questa manifestazione, soprattutto per quanto riguarda l'edilizia e per quanto riguarda i trasporti. Diciamo che in ambito di edilizia la nostra scuola sta messa la peggio di Chieti. La sicurezza sul fronte del Covid, ma voi vi sentite sicuri all'interno delle vostre scuole? Il problema è un po' l'entrata, gli autobus che non sono sicuri. Sicura. Casi di positività nelle vostre scuole sono state riscontrate? Sì, anche nella nostra classe. E ci hanno subito avvisato, ci hanno fatto fare un tampone il giorno stesso, anche se noi non abbiamo trovato sensato, perché il Covid, come sappiamo, ha un periodo di incubazione lungo di, può andare da 5 a 10 giorni. E il giorno dopo siamo dovuti tornare a scuola per poi rifare il tampone dopo 5 giorni. Fortunatamente tutti negativi, però ci sono anche altre classi in cui sono stati positivi. All'interno della scuola sì, ma soprattutto per quanto riguarda i trasporti e l'assembramento prima di entrare a scuola. Perché negli auto soprattutto si crea assembramento, che veramente siamo tutti appiccicati. Sì, esatto, sono proprio i trasporti il problema e capiamo che è difficile da risolvere come problema, ma è necessario. È difficile studiare così, vero? È molto difficile, anche perché l'organizzazione dell'ASL fa un po' pena. E infatti ci siamo ritrovati da un giorno all'altro che ci hanno detto di fare il tampone per dover rientrare il giorno dopo a scuola. Quindi non abbiamo avuto nemmeno tempo di prenotarlo e abbiamo perso appunto un giorno di scuola, chi due. Gli studenti hanno chiesto al prefetto di Chieti di essere ricevuti.